Buon pomeriggio, bentrovati. Il nostro consueto appuntamento in collaborazione con Juventino 100% riguardante le news di mercato. Qualche novità, ma nulla di che alla fine. Parliamo di Karim Adeyemi, l'attaccante Borussia Dortmund, è un obiettivo sempre più concreto della Juventus, un vice Vlahovic, punto interrogativo. Giuntoli ha già incontrato il papà agente del classe 2002, come abbiamo detto, di proprietà del Borussia Dortmund. L'intenzione della dirigenza bianconera è quella di bloccare il giocatore per poi trattare con il club tedesco. Qui siamo su calciomercato.it, come anticipato dal sito, sono già stati avviati i primi contatti con il Dortmund. I gialloneri aprono alla cessione dell'esterno e la cifra di partenza per iniziare le trattative è fra i 35 e i 40 milioni di euro. Adeyemi dal canto suo ha già dato l'assenso, il proprio godimento alla destinazione bianconera, ha detto sì alla Juve. Il club bianconero ha così avviato i colloqui e punta a intavolare un affare sulla base di un prestito con obbligo di riscatto. Nelle ultime ore sarebbe arrivata la prima proposta ufficiale al Borussia, 35 milioni di euro più 10 di bonus per una cifra complessiva che potrebbe raggiungere fino ai 45 milioni di euro. La Juventus si è avvicinata sensibilmente alla richiesta iniziale dei tedeschi e si attende ora la risposta. Al classe 2002 invece è già stato proposto un contratto da oltre 4 milioni di euro netti a stagione, giorni caldi quindi. Seguiremo Adeyemi Juventus. Atalanta e Juve, ormai Koopmeiners è diventata l'ossessione, l'assillo. Speriamo che questo acquisto sia portato a termine, si riveli positivo. C'è la volontà di arrivare a una conclusione della vicenda che possa accontentare tutti, compreso il giocatore, che è forte di una vecchia promessa di Percassi. C'è un cauto ma comprensibile ottimismo. Chi sta seguendo la trattativa è convinto che si chiuderà sui 50-55 milioni, è già una bella cifra. Si tratta per arrivare a una conclusione, considerando che il 17 di agosto, cioè subito dopo Ferragosto, inizia il campionato, ma ci sono ancora molti dettagli da concordare per l'entità della posta in palio. Non è facile arrivare a un accordo completo in pochi giorni, quindi vedremo quello che accade. Caso Spinoso, che riguarda Federico Chiesa, emerge un dettaglio importante rispetto agli altri esuberi. Thiago Motta lo sta facendo allenare sia sulla parte atletica che tattica. L'ex Viola lavora al 100% con il gruppo, aspetto che fa sperare anche gli idealisti romantici. Il problema di Chiesa non è tecnico, nessuno mette in dubbio le sue qualità di buon calciatore, ma è contrattuale. Vuole rinnovare soltanto a condizioni molto onerose, 7 milioni di euro oltre a stagione, quasi 13 lordi a bilancio per la società, quindi rimarrà sul mercato. Lo io vuole evitare che si svincoli nel 2025 e vada a finire chissà dove, magari fra le braccia di Marotta. Il procuratore Ramadani ha incontrato i club inglesi a Londra, il Tottenham pare l'unico realmente interessato, il Chelsea invece ha troppi esuberi con una rosa maxi di quasi 45 giocatori a libro paga e deve vendere prima di comprare. Non sarà affatto facile vendere Chiesa in Premier League, considerando che si parla da due settimane dell'interessamento degli Spurs, ma di offerte a Torino non è arrivato ancora nulla. Nel frattempo Federico ha rispedito al mittente proposte che arrivavano dall'Arabia Saudita e dalla Turchia al Beşiktaş. Infortunio di Miretti, la microfrattura che lo terrà fuori per le prime tre giornate di campionato, gli auguri. Azic è stato promosso in prima squadra in pianta stabile insieme agli altri due giovani bianconeri, Savona e Rui. Motta sta mandando un messaggio alla società, è accorto sugli esterni difensivi, questo lo sappiamo, ma non credo che Motta debba mandare messaggio alla società, parla sempre con Giuntoli. Quindi, a proposito di esterni, si pensa anche a quelli offensivi. Giuntoli continua a lavorare con Mendes per portare alla Continassa il brasiliano con passaporto comunitario galeno, esterno sinistro ma di piede destro naturale. L'ex obiettivo della Juventus e del Milan è il centrocampista francese del Monaco Fofana, in fase di trattativa con il West Ham. La stella olandese Simons invece rimarrà un altro anno al Red Bull Lipsia in prestito e l'Atletico di Bilbao sta cercando di convincere Nico Williams a rimanere e firmare un nuovo contratto sulla base di 10-12 milioni netti, ma c'è la forte concorrenza del PSG e del Barcellona che stanno innescando un'asta con il calciatore. Allora, qualche considerazione finale. Koopmeiners resta
Salvatore, quello che può cambiare radicalmente il tarlo, la, come dire, la passione di Thiago Motta e probabilmente anche di Giuntoli, sperando che si giunga a una conclusione. Ora i nomi che sentiamo, molti giovani ancora provvisoriamente, abbiamo parlato naturalmente di Azic, di Miretti che è stato, Rui, Savona, insomma nomi che non ci saremmo mai sognati di menzionare, anche perché giovanissimi, next gen e via dicendo. A questo punto è normale e credo che ci sia una grande confusione, però loro sapranno perfettamente la strada da seguire. Mi auguro che insomma questa squadra venga fuori quantomeno competitiva. Io non so quanto tempo ci vorrà per dare un volto definitivo. Qualcuno mi accusa di essere pessimista, non sono d'accordo, questa è una frase fatta con chi, da chi soprattutto continua ad esaltare il vecchio allenatore. Io ho fatto questa domanda, ho chiesto: ma quanti di voi aspettano il fallimento di questo nuovo progetto? Credo tanti, però bisognerebbe avere almeno la, come dire, onestà intellettuale di ammetterlo. Juventus nuova, società nuova, squadra nuova, gioco nuovo. Funzionerà? Entusiasmi iniziali sì, ce ne sono, ma è anche normale dare un periodo di tempo e nutrire, perché questa squadra comincia quasi da zero, qualche dubbio. In bocca al lupo a Thiago Motta e anche a Giuntoli per questo mercato estremamente complicato. Ci vediamo come consuetudine nei soliti nostri appuntamenti e grazie a Juventino 100% che vi invitiamo a seguire sui social.